consegnate anche all'ospedale San Donato di Arezzo dalla Regione Toscana le mascherine, un bene sempre più indispensabile, di prima necessità soprattutto per gli operatori sanitari tutti i giorni in prima linea, una distribuzione per la quale però oggi più che mai servono anche dei controlli. Sicuramente la preveggenza in qualche modo della Regione Toscana, del Presidente Rossi personalmente, ci ha consentito oggi di avere un numero di mascherine, quantomeno quelle diciamo chirurgiche, quelle più semplici, un numero di mascherine importante. Ogni giorno che passa ne avremo sempre di più, perché tante aziende si sono offerte di producerle, il mondo della moda si è messo a disposizione per riconvertire le loro aziende da tutti, da Gucci, Ferragamo ha cominciato a mandare anche i camici, i primi camici li vedevo stamattina a Siena, Céline, Ermanno Scervino, quindi tante aziende che si sono messe, Fendi, a disposizione, anche grandi aziende, e ci regalano gratuitamente questi strumenti, mascherine, camici, e si sono messe a disposizione, così come tantissime aziende, altre aziende del territorio, che si sono riconvertite e si sono messe a realizzare mascherine. Quindi noi confidiamo, oggi siamo a 200.000 che ne distribuiamo, e quindi confidiamo che nei giorni prossimi questa produzione aumenterà, ne avremo sempre di più realizzate dalla Toscana, e speriamo di riuscire anche a realizzare le mascherine FFP2, che sono quelle un pochino più tecniche, diciamo così, da distribuire ai reparti più delicati, ai pronto soccorso, alle malattie infettive, alle terapie intensive, eccetera. Queste per il momento stanno arrivando dalla Protezione Civile Nazionale, però insomma anche noi stiamo vedendo se è possibile attrezzarsi, perché insomma sono importanti per certi reparti e garantiscono e devono garantire una protezione maggiore nei reparti a maggiore intensità, a maggiore criticità. Però stanno arrivando, quindi siamo qui per presidiare, per controllare che arrivino dove devono andare. E che arrivino dove devono andare, perché ripeto, questa è il primo obiettivo, la prima finalità sulla quale il Presidente e io, tutti come una squadra, perché noi stiamo lavorando come una squadra, tutti insieme ai consiglieri regionali, insieme al Consiglio regionale, insieme ai nostri tecnici, ai direttori, tutti stiamo lavorando fortemente in squadra, perché il primo obiettivo è appunto quello di riuscire a proteggere i nostri operatori, tutti, non solo quelli che lavorano negli ospedali, i medici di medicina generale che stanno facendo un lavoro importante, gli operatori che vanno a casa, gli infermieri che vanno a casa a eseguire i tamponi, l'assistenza domiciliare, nelle RSA, insomma cerchiamo di garantire che coloro che sono in prima linea e che garantiscono la salute delle persone siano anche personalmente garantiti. Quadro complessivo, stiamo lavorando, stiamo provando a attrezzarsi per il picco che aspettiamo verso il 28, e quindi stiamo aumentando i letti di terapia intensiva, siamo in costante contatto con il governo e la Protezione Civile Nazionale per l'arrivo dei ventilatori necessari ad aumentare e ad accrescere il numero dei letti di terapia intensiva, ma noi questo lavoro lo stiamo già facendo, in ogni presidio ospedaliero stiamo aumentando il numero dei letti, stiamo reclutando il personale necessario, adesso stiamo scorrendo le graduatorie degli anestesisti e rianimatori, cerchiamo quindi di assumere sia i medici che hanno concorso alla selezione, sia gli specializzandi che il governo ci ha dato la possibilità di assumere, così come stiamo scorrendo la graduatoria degli infermieri, l'abbiamo già fatta scorrere di 1.300 nominativi, i nominativi li abbiamo, la graduatoria è capiente fino a 3.800 professionisti, allo stesso modo stiamo assumendo OSS e tutte le figure professionali necessarie, fisioterapisti per le terapie intensive. Quindi diciamo, stiamo lavorando e ci stiamo attrezzando sotto il profilo dei letti e del personale, sapendo che le attrezzature, al di là di quelle che noi abbiamo ordinate e che avevamo a disposizione, le attrezzature come ventilatori, respiratori, ci devono arrivare dalla Protezione Civile Nazionale, con la quale siamo quotidianamente e ad horas in contatto.